Sono un consulente informatico libero professionista. Io fra 5 anni mi vedo costantemente con gli scarponi ai piedi, ma il sorriso in volto. E fra 5 anni mi vedo a vivere in montagna, possibilmente in alta montagna, e ad aiutare diverse realtà locali ad avviare, a portare avanti i loro progetti, ma soprattutto ad avviarne di nuovi. Sono qui perché vorrei imparare qualcosa in più, anche dal punto di vista di amministratore, per cercare di trovare la possibilità di ripopolare le nostre montagne. Andare a vivere in montagna, un sogno per molti che richiede però un'attenta valutazione delle prospettive economiche e sociali. Per questo la città metropolitana, in collaborazione con l'Università di Torino e con Social Fair, Centro per l'Innovazione Sociale, ha messo a punto lo sportello di informazioni e consulenza Vivere e Lavorare in Montagna. L'ultima iniziativa in ordine di tempo è stata la Scuola di Montagna, una residenza di formazione e orientamento che si è tenuta dal 30 settembre al 2 ottobre a Bussoleno e Condove. A Condove i partecipanti sono stati accolti dal sindaco Jacopo Suppo, anche nella sua veste di vice sindaco metropolitano. I 3 giorni di formazione e orientamento hanno previsto momenti di discussione, sessioni ispirazionali, workshop per approfondire il proprio progetto di vita e lavoro in montagna, visite ad attività produttive e realtà sociali in Valsusa. Le principali tematiche affrontate spaziano dal trovare casa e lavoro e fare imprese in montagna alla reale disponibilità di servizi nelle terre alte. Roberto Colombero, presidente di UNCE in Piemonte, abbiamo sentito oggi tanti buoni propositi, sogni, qualcuno si concretizzerà, qualcun altro no. Di che nuovi abitanti ha bisogno la montagna piemontese? La montagna piemontese, ma non solo quella piemontese, ha bisogno di abitanti che siano consapevoli. Sicuramente il turismo è una via importante per riportare gente in montagna, ma in previsione anche futura, in previsione di quello che sarà il mondo da qui ai prossimi 10 anni, 15 anni, 20 anni, credo che in montagna avremo bisogno di molte competenze, quindi anche di gente che sì, fa lo smart working, ma non solo. Credo che serviranno imprese di comunità che erogando servizi alla comunità potranno anche trovare poi opportunità di lavoro ulteriore. Serviranno imprese nel settore primario, imprese zootecniche, di ovi caprini, imprese agricole. L'agricoltura in montagna è stata totalmente abbandonata, dimenticata, in forza di un modello di sviluppo che ha premiato l'individualismo, soprattutto nell'ambito agricolo, in pianura. In montagna, anche qui, imprese di gente che lavora insieme perché c'è spazio, ma soprattutto perché avremo necessità. Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitano, intanto un successo per questo corso, significa che c'è tanta voglia di montagna. Sì, c'è tanta voglia di montagna, un vero successo. Avevamo aperto questo corso con un tetto massimo di 10 iscritti, l'abbiamo potenziato a 20 e abbiamo ricevuto oltre 100 richieste di partecipazione a questa scuola di montagna. Vuol dire che c'è voglia di montagna, c'è voglia di riscoprire il territorio e c'è anche voglia forse di incominciare a ricostruire un po' un ritmo di vita differente rispetto a quelli che abbiamo sempre conosciuto fino adesso. Bisogna però che queste persone a cui si spiegano tanti concetti, si danno tanti consigli, capiscano che non è tutto rose e fiori, che andare a vivere in montagna è una scelta pesante, che può essere molto pesante. Sicuramente diciamo che chi vive in montagna conosce bene sia le peculiarità, le bellezze, ma anche le difficoltà di vivere in un territorio non urbano, quindi servizi magari un pochettino più radi rispetto alla città, un po' più difficili da raggiungere, però una dimensione anche più di comunità, più prossima, ecco, c'è un senso di comunità molto più sviluppato che in questi ultimi 3 anni è aumentato ancora di più, quindi comprendo sicuramente la voglia di uscire un pochettino da quelle che sono le dinamiche della città e di trovare una dimensione un pochettino più a natura d'uomo, ma questa scuola vuole proprio porre l'accento sia sulle opportunità sia sulle, non chiamiamole difficoltà, però sul contesto oggettivo, ecco, che si trova ad avere a che fare chi decide di vivere in montagna, che sicuramente è una scelta coraggiosa, ma lo dico da sindaco di un comune di montagna e da montanaro, è una scelta assolutamente affascinante e di grande qualità.